Il raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino voluto dal gruppo Atlante al centro di un incontro promosso da Fratelli d'Italia. Sentiamo Massimo Tinalli. Un anno fa in Senato fu approvato un ordine del giorno che impegnava il governo a prevedere il potenziamento dello scalo di Fiumicino all'interno dell'attuale sedime aeroportuale. In questo modo si sarebbe scongiurato l'esproprio di una parte dei terreni limitrofi di proprietà della Maccarese S.p.A., valutati quasi 200 milioni di euro. Ma ad oggi quell'ordine del giorno non ha avuto seguito. Per questo Fratelli d'Italia ha chiesto che le risorse derivanti dalla concessione aeroportuale, riconducibile al gruppo Atlantia, vengano destinate alla realizzazione di un terzo aeroporto nel Lazio, al miglioramento delle infrastrutture e al potenziamento dello scalo di Fiumicino nell'area preesistente. Riteniamo che già lo scalo così com'è va benissimo, diciamo così, per il traffico aereo, al potenziamento sicuramente del sito già preesistente senza avviare l'ennesima speculazione. Inoltre, secondo il comitato fuori pista, il concessionario dell'aeroporto di Fiumicino avrebbe finanziato gli investimenti esclusivamente con la propria attività aeroportuale. Il concessionario non sta impiegando capitali propri né capitali di mercato. In realtà la legge che consentiva la concessione in deroga cosiddetta ad ADR in questo senso non è stata completamente rispettata.